Benvenuta dal nostro ufficio. È un piacere venire a far visita al vostro quartier generale. Ciao ragazzi! Ciao Sabrina! Buongiorno! Ciao Nina! Ciao Nina! Ciao Marianna! Ciao Benvenuta! Ciao Filippo! Cominciamo a scoprire il mondo della Giordano Arezzo e Figli. Ci sono più di 50 anni di storia da raccontare, vero? Andiamo? Andiamo! Dai! Andiamo! Viaggio con voi oggi! La famiglia Giordano e insieme formano la Giordano Lorenzo e Figli, impresa edile di Altamura in terra di Bari. Costruttori dal 1974 e guidati dal fondatore Lorenzo Giordano, capostipite di questo gruppo di professionisti, tutti loro sono specializzati nella progettazione e realizzazione di edifici ecosostenibili e a bassissimo impatto ambientale. Per il suo impegno nell'edilizia fondato su elevato standard costruttivo e benessere abitativo, l'impresa edile Giordano Lorenzo e Figli ha conquistato il prestigioso riconoscimento nazionale Casa Clima Gold, conferito a un edificio considerato un modello di architettura ecosostenibile e realizzato con le più avanzate tecniche costruttive. Ve li presento. Nunzia Giordano, amministratore unico e legale rappresentante. Concetta Giordano, responsabile della contabilità e dei rapporti con le banche. Marianna Giordano, responsabile della gestione fornitori e clienti. Le tre sorelle sono affiancate dai rispettivi mariti, Nino Filomeno e Nicola Frizzale, entrambi direttori di cantiere. Filippo Fiorenzo, ingegnere responsabile tecnico dell'impresa. L'assetto societario è guidato dallo storico fondatore Lorenzo Giordano, mente propulsiva e figura esemplare per i suoi discendenti e collaboratori. Sabrina, benvenuta nel quartier generale della Giordano Lorenzo e Figli. Grazie Nunzia, la vostra è un'eccellenza imprenditoriale del territorio con oltre 50 anni di storia. Sì, la nostra azienda ha le origini nel 1962, quando nostro padre Lorenzo, appena diciottenne e sesto di 9 figli, decide di creare la sua prima ditta individuale, puntando sulla sua voglia di emergere, sul suo senso dell'artigianato e andando controcorrente in una famiglia proletaria con un padre bracciante agricolo e una madre che confezionava indumenti militari. Che cosa pensi di aver ereditato da lui? La caparbietà. Anche alla sua età lui cerca sempre di capire, di esplorare cose che magari pensa di non conoscere e quindi lui cerca di conoscerle e di capirle. In ogni modo, io sono stata l'ombra di mio padre. Lui mi ha portato da bambina sui cantieri e per me il cantiere è sempre stato un elemento naturale. Io ho 50 anni, pensiamo un po' di tempo fa, era strano vedere una bambina, una ragazzina sui cantieri. Per me era normale e anche per tutti i nostri dipendenti. Ero la figlia d'un mestre. Nostro padre è sempre stato all'avanguardia con i tempi, dotato di grande vivacità mentale. Pensa che quando eravamo piccole ci leggeva l'enciclopedia Conoscere e Sapere per farci comprendere quanto fosse importante studiare per allargare i propri orizzonti. Nostro padre, con il suo estro creativo e la sua determinazione, ha accettato ogni genere di sfida che gli si è presentata. Siamo sempre orgogliosi di ricordare che abbiamo costruito a Rutigliano il mulino del gruppo agroalimentare di Vella, leader italiana nella produzione della pasta, e il primo mulino del gruppo Casillo a Corato, leader internazionale nella commercializzazione del grano duro. Qui ad Altamura abbiamo anche costruito il nostro primo mulino per la famiglia Moramarco nei primi anni 80, poi il mulino Lo Iudice e il mulino Minenni e la sede del gruppo di Marno, azienda leader nella commercializzazione e distribuzione di prodotti di alta gastronomia. Noi siamo i direttori di cantiere, quelli più impolverati, ma anche quelli che vedono realizzarsi giorno dopo giorno i progetti che nascono nel nostro ufficio. Una costruzione a cui mi sento particolarmente legato è un edificio costruito in via Verdi ad Altamura negli anni 90 con il rivestimento in travertino, una scala in ferro sospesa con dei gradoni in marmo. Una
Un altro luogo originale realizzato da noi è la sistemazione di un'area urbana dedicata agli appassionati dello sport, chiamata Piazzetta degli Atleti, e realizzata per conto del comune di Altamura, arredata con panchine e attrezzi ginnici donati da noi. È un omaggio che abbiamo voluto fare a tutti gli sportivi altamurani. La nostra filosofia costruttiva mette al centro il benessere dell'individuo ed il rispetto per l'ambiente. Stiamo realizzando ad Altamura un complesso polifunzionale che ospiterà uffici ed attività commerciali. Un monolite che sembra sospeso sullo sorreggiante giardino a piano terra è caratterizzato da una facciata vibrante al variare dell'incidenza della luce e del punto di vista dell'osservatore. Da qualche anno ci siamo specializzati nell'edilizia ad altissima efficienza energetica ed ecosostenibile. Abbiamo da poco ultimato, sempre ad Altamura, la costruzione del primo edificio plurifamiliare certificato Casa Clima Gold dall'omonima agenzia altoatesina, la più autorevole a livello nazionale in materia di certificazione energetica degli edifici. Adesso che li avete conosciuti tutti, andiamo a scoprire le innovazioni che fanno della Giordano Lorenzo e Figli di Altamura un'eccellenza pugliese, entrata nel gota delle imprese edili italiane e che fa dell'elevato standard costruttivo e del benessere abitativo la propria missione. Ti mostro un appartamento vuoto degli 11 che compongono questo edificio Casa Clima. Molto spazioso, arioso, bello. E adesso andiamo a visitare alcuni appartamenti di questo edificio Casa Clima completamente arredati. C'è un mondo da scoprire nell'edilizia in classe energetica A che ha delle caratteristiche ben precise. Sì Sabrina, questo edificio è in classe energetica A4, il top. Un edificio dei ridotti consumi, durevole nel tempo, in grado di garantire innumerevoli comfort agli abitanti e con efficienza tale da garantire il minor dispendio economico possibile. Edifici come questo hanno bisogno di poca energia per garantire il comfort interno agli abitanti. Sì, in questo edificio le fonti rinnovabili coprono oltre il 50% dell'energia di cui necessita. Inoltre, vivere in un appartamento A4 consente di ridurre le spese di gestione dell'appartamento di oltre il 50-70% rispetto ad una casa tradizionale. E quindi a quanto ammonterebbero le spese relative ai costi energetici dell'appartamento? Non più di 50 euro al mese. Ecosostenibile, situato ad Altamura, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da Casa Clima, agenzia pubblica indipendente della provincia autonoma di Bolzano, preposta come organismo super partes alla certificazione energetica degli edifici. Per i suoi elevatissimi standard architettonici e ingegneristici, questa casa è stata insignita della targhetta Casa Clima e diventa il primo edificio condominiale in provincia di Bari classificato nella classe energetica Casa Clima Gold, con la rigida normativa bolzanese Casa Clima, adottata volontariamente dall'impresa edile Giordano Lorenzo e Figli, posizionandosi tra le costruzioni ecosostenibili più avanguardistiche oggi esistenti in Puglia e in Italia. Ho cominciato nel 1958, a 18 anni. Sono stato sempre uno curioso, alla ricerca del meglio, della durabilità, della qualità. Sempre noi abbiamo fatto tanti volumi, tanti appartamenti, tante case che, visto come le realizziamo oggi, sono tutto da demolirli.
perché non valgono più niente rispetto a quel che facciamo oggi. La filosofia è quella di stare bene assieme con tutta la famiglia e fare delle opere che sono durevoli, belle, anche sotto un profilo di risparmio energetico per rispettare l'ambiente. C'è una cosa che ancora non hai realizzato e vorresti costruire? Sì, vorrei costruire un aereo. E dove ti porta questo aereo? In una zona dove non ci sono case, per essere libero, libero di gridare. Per aver ricevuto il prestigioso riconoscimento Casa Clima Oro, l'impresa edile Giordano Lorenzo e Figli di Altamura, con i suoi 50 anni di storia, entra nel gota delle imprese edili italiane e si impone fra le eccellenze imprenditoriali del settore, seriamente attente alle tematiche del risparmio energetico, realizzando abitazioni caratterizzate da elevato standard costruttivo e benessere abitativo. Auguri alla famiglia Giordano! Dalla famiglia Giordano, buon vento! Questo è che fa la forza, saper stare assieme.